Quindi cominciamo subito, che siamo qua per sentir parlare di qualcosa e siamo qui per divertirci. Allora, dobbiamo parlare di Fabricator, perché volevo chiacchierare un po' con voi di Fabricator, perché è un software che nel mio lavoro e nel lavoro di molte società, secondo me, permette di ottimizzare il project management e la gestione del software, perché Fabricator è una suite di applicazioni web per lo sviluppo collaborativo. Quindi tutti quanti siamo abituati a GitHub, tutti quanti siamo abituati a GitLab, tutti quanti siamo abituati a Launchpad di Ubuntu, siamo tutti abituati a queste piattaforme qua. Fabricator è una di queste ed è interamente fatta da componenti che sono completamente software libero. Perché dico componenti? Perché proprio Fabricator è una collezione di strumenti. Intanto, una cosa simpatica è che Fabricator è nato nei meandri di un grosso social network per gestire i loro progetti, che erano in SVN. Quindi Fabricator nacque per tenere traccia anche del codice sorgente in SVN, ma ovviamente poi le persone hanno iniziato ad adottare anche altri strumenti come Git, Mercurial e cose del genere. Quindi in realtà Fabricator è uno di quegli esempi multistandard, nel senso che non è come GitHub che è fondato su Git basta, non è come altri Launchpad che una volta supportava solo Bazaar e adesso supporta anche Git. No, Fabricator supporta per il tracciamento del codice sorgente Git, Mercurial e SVN. Quindi già questa è una cosa interessante. Allora, partiamo da Fabricator. Come si può migliorare la gestione di un software con Fabricator? Innanzitutto, io ho una piccola installazione personale che sfrutteremo in questo momento. La prima cosa che fa uno sviluppatore di solito è creare un repository. Quindi, vediamolo già subito proprio per vedere come è fatta l'interfaccia. Allora, subito mi chiede cosa voglio come tipologia e appunto questa scelta meravigliosa che non tutti supportano. GitLab è fondato su Git, eccetera, l'abbiamo già detto. E quindi io decido, voglio un repository per il mio progetto che è in Git. Allora, salvo i dettagli del mio progetto e inizio a vedere che Fabricator ragiona per tag. Quindi se io adesso creo un progetto, magari questo repository, voglio dire, se io in Fabricator creo un repository per il mio codice, magari è legato a un progetto, quindi magari, non so, è legato a una piccola applicazione dei Pullman chiamata Librebasto, o magari è legato anche a un altro progetto, per esempio, non lo so, un'associazione culturale che si chiama Informazioni. Insomma, non è un giocattolino, già questo è importante, ci tengo a farlo notare, non è un giocattolino dove ogni repository è un progetto. No, ogni repository può far parte di più progetti. Un po' come Launchpad. Andiamo avanti. Io adesso ho creato questo repository, che ha un nome molto brutto, R39, e già la cosa interessante di Fabricator è che posso decidere un sacco di opzioni di visibilità. Per esempio, in questo repository posso dire, guarda che deve essere pubblico come visibilità, o modificabile da soltanto me, oppure soltanto un certo gruppo, oppure una cosa molto personalizzata, tipo posso dire fai sì che tre utenti molto specifici possano modificare il repository. Non so, magari elenco tre nomi e lo assegno a questa proprietà di modifica. Poi mi chiede chi può pushare in questo repository, dico un altro gruppo. E creo il repository. Adesso facciamo una cosa modificabile da tutti e creo il repository. Fatto, Fabricator è nato in un ambito iper enterprise, quindi quando uno crea un repository, cioè è una faccenda comunque da fare con attenzione, nel senso non è proprio un giochino dove clicchi e subito ti fa il repository, no. È importante che ti faccia subito le giuste domande perché tu potresti fare dei grossi errori che potrebbero causare la distruzione comunque di tutto il tuo lavoro. Ad esempio, la pubblicazione di materiale che non deve essere pubblicato, oppure la modifica di materiale che non deve essere modificato. Nel nostro caso è tutto codice sorgente libero, quindi iniziamo ad attivare il repository. Già qui Fabricator è interessante perché quando io clicco su questo tasto Attiva Repository, in realtà io l'ho già configurato prima, però
per dirgli tutte le caratteristiche dei miei server, magari ne avevo 100, magari ne avevo uno, e quindi lui andrà a decidere qual è la collocazione migliore per il mio repository. Chiaro che nelle impostazioni più semplici dirò semplicemente che si tratta di una cartella su un singolo server, però lui fa tutto automaticamente, gestendo le risorse al meglio. E quindi si presenta come una pagina in cui ho un indirizzo di Git da poter utilizzare per fare Git push, Git pull, eccetera. Ma Fabricator non si limita, vabbè, alla gestione dei repository. In realtà è nato anche per la gestione dei task. Ad esempio, questa è un'installazione di Fabricator per l'associazione Wikimedia Foundation, che è una delle associazioni, che comunque è la fondazione che gestisce Wikipedia e tutti i progetti correlati, e usa Fabricator per gestire tutto. Lo usano per qualsiasi cosa, per 4.000 repository, forse anche di più. Questo è un esempio di un task, cioè un compito da fare che qualcuno ha assegnato e qualcuno gli ha chiesto, per favore, fate questo su questo software. Quindi vediamo che un task ha un titolo, ha una descrizione, ha dei tag, anche qui lo ripeto, non è un giocattolo tipo GitHub dove una issue è legata a un singolo progetto, no, un problema lo sappiamo tutti quanti che in realtà il mondo reale non è così banale dove un problema è legato a del codice, no, un problema può essere legato a, ad esempio qui l'hanno legato a un software che si chiama Parsoid, ma anche al team che si occupa delle piattaforme e anche all'unità degli avvisi per l'utente. Quindi insomma questo task che sarà da completare da qualcun altro dovrà fare questo lavoro avrà ricadute su tanti progetti, quindi è giusto che un task non sia legato a un singolo progetto. Ancora questa è una cosa che apprezzo molto di Fabricator. Poi un'altra cosa interessante, se uno per caso di questo task dicesse ah sì però io ho scritto cosa c'è da fare, però in realtà non è che c'è una sola cosa da fare, ce ne sono tante di sotto cose da fare. Quindi io potrei creare dei sottotask. E questa è una cosa veramente utile, perché come vediamo poi, Fabricator mi crea un grafico fichissimo, fra l'altro, in cui mi mostra tutte le dipendenze delle cose da fare per svolgere al meglio questo task. Quindi eravamo qui, che dovevamo svolgere questo task, Direct Live Production Traffic, ma scopro che le dipendenze sono tantissime, c'è da fare questo problema, non so se si vede bene, poi tutte le dipendenze di quello stesso problema, e si crea una cosa veramente grande se è un grosso task. Quindi può anche aiutarmi a capire come gestire meglio un progetto a seconda di quante cose ci saranno da fare su quel progetto lì. Molto velocemente, perché poi vorrei lasciare spazio al LitWikicon, in realtà Fabricator nasconde anche altri strumenti, quali ad esempio una chat, un sistema di notifica, un blog, addirittura un blog, adesso lo apro, un sistema di pubblicazione di mock-up. Magari avete dei designer che vogliono pubblicare come sarà un'interfaccia grafica, allora hanno tutto un loro spazietto, tipo questo qua che si chiama mock-up, in cui pubblicare la loro fotografia e le persone selezionano un'area, la condividono e commentano una determinata fase, tipo questa ranocchia a me magari fa schifo, allora la seleziono e la commento, this frog is horrible, cose del genere. E ancora molto velocemente, Fabricator contiene anche un calendario, perché magari vogliamo dire che lo sviluppatore giovedì ci sarà, ma giovedì prossimo non ci sarà più. Allora io potrei segnare la presenza delle persone o gli eventi e poi filtrarle per tag, eccetera. Tra l'altro io oggi non mi sarei mai ricordato di questa cosa se Fabricator non mi avesse mandato una mail, perché mi sono segnato nella mia Fabricator che oggi ci sarebbe stato l'evento di questo talk. Un'altra cosa molto carina sono le poll, magari uno deve fare una votazione su, a parte che qui non è abilitato, magari uno deve fare una votazione su che nome dare a un certo software, allora uno può aprire una poll, conosciamo tutti, e fare una domanda al pubblico e la gente vota. Oppure, ho già detto sistema di notifica, ma... appunto, la cosa interessante è che è veramente una collezione di strumenti. Uno deve soltanto imparare quelle che gli servono a lui e si rivela uno strumento molto utile per migliorare l'efficienza della propria azienda o del proprio lavoro da sviluppatore. Ma anche più in generale del project management in generale, anche se ci sono strumenti più adatti forse per questa cosa. Faccio solo una piccola accenno nell'ultimo minuto che mi rimane. Quando invece che su GitHub siamo tutti abituati a fare le pull request, no? Questa cosa qua. Cioè io ho un repository a parte con tutte le mie modifiche che propongo di pushare in alto allo sviluppatore originario.
Fabricator invece ragiona diversamente e secondo me in un modo un po' più efficiente. Ragiona in revisioni. Cioè io magari ho un repository, uno solo, non ho poi miliardi di copie di altra gente, io ho un solo repository, che in questo caso è un repository dell'applicazione che si chiama LibreBasto, e questa persona che si chiama Sil mi ha fatto una proposta in cui mi cambiava il logo. Ma questa proposta non è un repository a parte che mi spara nel mio, di cui farò un merge. No, questa proposta è solo una patch, è una cosa eterea che sta nel sito, è un diff. Io potrei anche scaricarlo, posso fare scarica diff, e me lo vedo, è proprio, a parte che qui c'è un binario perché c'è un'immagine. Però si tratta proprio di un git diff, quindi è una cosa eterea che sta lì, non dà fastidio, perché? Perché SVN non supporta i branch, perché Mercurial non supporta queste cose. Quindi hanno creato una cosa in più, compatibile con tutti i sistemi di repository, per far sì che chiunque possa fare una proposta di modifica, che tu usi Git, che tu usi SVN, che tu usi Mercurial. E si chiama, questo componente si chiama differential. Ultimo, ma non per importanza, Harbor Master. Harbor Master è uno strumento molto interessante di continuous integration, quindi se io ho un repository, tipo magari sempre una piccola applicazione del trasporto pubblico locale di Torino, a parte il fatto che ci sono le board per gestire i task, ma tornando noi al nostro continuous integration, questo è un repository di un'applicazione Android molto semplice e per ogni commit ho un componente che mi dice se questa commit ha rotto tutto oppure meno. Insomma, siamo abituati a queste cose usando GitLab, usando GitHub, ma farselo in casa è veramente bello. Fra l'altro farselo in casa senza Jenkins, cioè non serve tutta questa roba qua, però si possono anche usare strumenti esterni. Fabricator fa praticamente tutto da solo, cioè tutto, non da solo, tutto insieme in un unico strumento. Pensate una cosa, probabilmente c'è. Quindi, fra l'altro un'altra cosa idiota, se magari volete per caso far sì che ci siano delle cose un po' per smorzare i toni nello sviluppo, potete creare anche dei meme, per esempio creando un meme che è chiamato ASD, con una faccina, potete automatizzare il fatto che se uno commenta in un task scrivendo soltanto ASD, allora compare quella faccina. Quindi vi giuro, se pensate a una funzionalità, probabilmente Fabricator ce l'ha. Non sarà forse così semplice e immediata da saper usare, ma una volta imparata a usarla, secondo me renderà il lavoro più efficiente. E, non volevo dire di più perché in realtà Fabricator sarà anche un talk del Linux Day, quindi speriamo che sia solo una pulce nell'orecchio e poi ne parliamo meglio se incuriosisce ancora l'argomento. Detto ciò, non so se online c'è già qualcuno dei miei ragazzi dell'ITWikicon. Comunque, accenniamo un attimo a questo evento meraviglioso che... L'ITWikicon è un evento annuale, insomma, è stato cercato di farlo ogni anno. È un evento annuale che si cerca di fare per portare insieme dal vivo, chiaramente sappiamo bene che non si può fare quest'anno, portare dal vivo tutte le persone che vogliono chiacchierare sui temi wiki. Quindi esattamente come un Linux Day lo è per il tema del software libero in Italia, l'ITWikicon lo è sul tema del contenuto libero. E quest'anno, siccome praticamente nessuno aveva la possibilità di neanche solo pensare di organizzare un ITWikicon di persona, allora abbiamo provato ad organizzarci per fare una cosa completamente online. Quindi, prego, c'era qualcuno? No? E comunque sarà bellissimo quest'anno poter fare un Linux Day in concomitanza con l'ITWikicon, perché non sono argomenti che necessariamente cozzano, però spesso al Linux Day è vero che parliamo di argomenti che starebbero magari più in un ITWikicon e viceversa, quindi insomma sarà bello poterci scambiare un po' e magari per sbaglio anche andare in ascoltare temi che non ascoltiamo di solito. Quindi vi invito, se per caso conoscete gente wikimediana, wikipediana e di tutti i progetti wiki correlati, di andare a vedere il programma dell'ITWikicon 2020, di guardare le proposte e di inviare la vostra proposta se avete un talk interessante. E, fra l'altro sono tutte già pubblicate anche quelle
sono già tutte pubblicate, ne abbiamo 16 per ora e speriamo di arrivare a molti di più per avere un programma ancora più ricco. E magari adesso facciamo una chiacchierata a riguardo nel tempo disponibile, se qualcuno vuole smicrofonarsi. Ciao a tutti, io sono Ferdinando Traversa. Sto lavorando. Ferdinando, ti sentiamo, ma non ti vediamo ancora. Adesso ti vediamo pure. Sto lavorando con Valerio di Pulticon. Per più precisamente, dal punto di vista storico, nel 2010, ed è partita appunto come idea della comunità, in particolare quella appunto della zona del Trentino Alto Adige, per riunire e accentrare tutta la comunità dei progetti Wikimedia e in maniera decisamente. Però c'è stato sempre comunque almeno un appuntamento dedicato alla comunità OpenStreetMap in Italia, più che in Italia di italiana, quindi tutta la comunità italofona. E infatti è stato sospeso gli anni sia la Wikimedia Italia, che è appunto il capitolo della Wikimedia Foundation di cui vi stava parlando Valerio prima, quest'anno appunto, dato che non si può fare niente, abbiamo avuto l'idea molto carina, come stava dicendo Valerio, di unirci all'Inux, tanto appunto siano. Scusa Ferdinando, abbiamo dei drop out dalla tua linea e ti sentiamo un po' persi. Non ho una connessione molto 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 buona. Comunque stavo dicendo, quindi quest'anno, grazie al fatto che Linux Day si è unito col GAR per organizzare un evento online, abbiamo detto perché non lo facciamo insieme. E quindi speriamo venga fuori un buon evento anche con il vostro contributo. Bene, allora se qualcuno ha delle domande da fare a Valerio, a Ferdinando, sia rispetto all'argomento di Fabricator che rispetto a IT Wikicon, può sicuramente farle. Allora, una domanda la vedo in chat, Valerio, e riguarda Fabricator, dice: consiglio di usarlo su https://gitpool.it o di installarlo da sé? Allora, volentieri, quella è la mia istanza privata che uso per i miei progetti, la condivido volentieri a tutti i miei amici e anche ai soci dell'Italian Linux Society, quindi molto volentieri venite pure su quella e ci sentiamo su Telegram. Il mio nickname è Bozzi, se avete problemi lo scrivo qui, quindi volentieri il login è automatico su GitHub se non erro, comunque volentieri a provare lì dentro, sì. Bene, riguardo la conferenza invece chiederei se avete dei riferimenti oltre alla pagina che hai mostrato, tipo dei riferimenti per chi vuole collaborare nel caso. Sì, c'è un gruppo Telegram per chi risponde. Sì, Ferdi, c'è l'audio un po' che salterino. Comunque, come diceva Ferdi, abbiamo un gruppo Telegram che è raggiungibile cercando su Wiki. A parte che adesso posso condividere lo schermo. Comunque, c'è il gruppo Telegram dedicato dove chiunque può entrare e organizziamo insieme questo evento meraviglioso che speriamo che sia il più piacevole possibile nonostante questa emergenza. Se uno cerca IT Wikicon 2020, sulla pagina principale trova il link del gruppo Telegram e fra l'altro, per ridere, anche il progetto Fabricator in cui stiamo tracciando tutti, come se fossero proprio un progetto software, stiamo tracciando le cose da fare per svolgere al meglio questo evento. Quindi se uno vede una qualcosa che non ha un assegnatario, può assegnarsi e svolgiamo insieme tutto quanto. Anche se ha già un assegnatario, vuole unirsi, esatto. Più siamo meglio. Quindi vi aspettiamo, ragazzi. Il team al momento quante persone conta? Il team organizzativo? Allora, in realtà nel team organizzativo è difficile un po' quantificarlo perché dalle retrovie di persone che non vogliono stare su Telegram ce ne sono parecchi. Adesso più o meno siamo abbastanza gestibili, insomma, non... Quanti sì, siamo? Diciamo anche che di converso, allo stesso modo, nel gruppo ci sono persone che non hanno effettivamente, non si sono presi task, però diciamo il gruppo Telegram, quindi appunto è difficile quantificare.
Ecco, però siamo quasi una trentina di persone, ma quindi cerchiamo di essere ancora di più, che più siamo meglio è. Ecco. Diciamo, una trentina sulla carta. C'è un numero massimo di talk che saranno presenti poi in conferenza? Ecco, più o meno numericamente saranno come il limite massimo, come quello del Linux Day, più o meno volevamo darci questi limiti tecnici, ma in realtà finché non ci sono questi limiti tecnici, in quanto in realtà i talk cerchiamo di averli il più breve possibili, perché sappiamo tutti che abbiamo altre cose da fare, lavori eccetera, cose da fare, quindi cerchiamo di tenere talk brevi, così più gente può comunicare temi di loro interesse e cerchiamo di... Anche per dare spazio a più temi, però esatto. Penso che la domanda fosse sul numero di talk. Pensavamo a 3 track per quanto riguarda questo ambito, poi si vedrà in base anche alle proposte che preverranno. Ecco perché vi stiamo invitando a fare proposte sia per i Linux Day che per i Wikicon. Cercheremo di organizzare, cercando appunto di dare un po' di spazio a tutti e di variare soprattutto coi temi. Ecco perché lei parlava di talk brevi, anche perché abbiamo fatto un sondaggio comunitario e l'impostazione che è emersa è questa: la comunità richiede talk da durata minore, meno talk, però diciamo più ricchi di contenuto. Ricordiamo che la call for paper è aperta fino al giorno 31 luglio. Fino al giorno 31 di luglio, quindi c'è ancora un po' di tempo, ma non tantissimo, quindi se avete dei talk da proporre sicuramente potete scrivere. Tra l'altro anche per il Linux Day sarà quella data di scadenza, quindi... Sono unificate anche le date di scadenza delle call for paper. Sì. Benissimo, allora, scusami Ferdinando. No, volevo solamente dire grazie per questo spazio. Speriamo che venga fuori una cosa bella, è un primo esperimento. Beh, grazie a voi per essere stati con noi. Vi aspettiamo se avete degli ulteriori update, se volete parlare del progetto o di altri progetti ai quali collaborate, insomma. Grazie a voi, siete fantastici.